Doveva essere una grande festa, purtroppo le condizioni meteo sono state talmente proibitive che non si è potuta svolgere regolarmente la prima edizione del Trofeo Internazionale di Cicloturismo sotto l'egida dell'AXI Settore Ciclismo. Campionato italiano di cicloturismo 57esima edizione e anche campionato italiano cicloturismo giovanile la 29esima edizione, nonché campionato italiano cicloturismo femminile giunta alla 17esima edizione, nella continuazione del rapporto naturalmente con l'UDACE. Purtroppo, dicevamo, le condizioni meteo sono state terribili, solamente una piccola parte di partecipanti questa mattina dalle 6:30 alle 8 ha avuto il coraggio di partire, avventurarsi. Poi la pioggia è stata incredibile, il diluvio, il freddo, e quindi la festa è andata purtroppo così. Accanto a me il presidente nazionale dell'AXI, Antonino Viti. Allora, questa giornata è andata così, è un peccato. Succede in tutte le attività sportive, purtroppo siamo in una condizione meteorologica difficile in tutto il paese e non si è potuto svolgere per bene la manifestazione, però è una manifestazione che era stata organizzata sotto il segno di un grande successo come le manifestazioni precedenti. Ieri abbiamo fatto la premiazione anche in un contesto difficile del tempo di tutte le attività del 2012 e speriamo che dalla prossima manifestazione si possa recuperare anche questo primo trofeo di cicloturismo dell'AXI. Chi si è avventurato questa mattina in bicicletta nonostante le condizioni davvero incredibili è stato Giancarlo Bellodi, presidente della CAD. Allora Giancarlo, com'era la situazione? Spiegaci in realtà. Tanta acqua, tanto freddo, è peccato perché gli organizzatori hanno fatto le cose per bene, poteva essere una bellissima manifestazione, invece è stata una cosa che è stata veramente dura perché c'era freddo, pioveva, era pericoloso per le macchine, il traffico, perché... E quindi siamo stati sfortunati, gli organizzatori e noi ciclisti. E però speriamo che ci sia l'occasione per rifarsi un'altra volta. Siamo già venuti ancora qui a Pesaro da Scavolini, ci siamo trovati benissimo. E quindi non meritavamo di prendere tutta quest'acqua e tutto questo freddo, però va bene così, dai, lo sport prevede anche questo. Abbiamo con noi il vicepresidente nazionale vicario dell'UDACE, Pierangelo Negri. Allora, diciamo di questa sfortunata, diciamo così, giornata dedicata alla festa nazionale dell'UDACE, come tutti gli anni, che purtroppo il maltempo ha rovinato. Allora, facciamo un po', come si dice in questi casi, il punto della situazione. Come sta evolvendo il 2013? Ma bene, oserei dire, perché riteniamo che saremo ancora la più grande associazione italiana di cicloamatori. Come numero probabilmente saremo sui 50.000, forse li supereremo. Abbiamo perso qualcosa, ma era evidente. Noi stiamo cercando di applicare rigorosamente l'accordo che abbiamo fatto con l'AXI, la convenzione che abbiamo fatto con l'AXI. E come associazione, libera associazione, e quindi come persona giuridica UDACE, diamo tutto il nostro supporto all'AXI. E penso che anche l'AXI sia contenta del supporto che noi gli prestiamo. L'UDACE può comunque organizzare delle manifestazioni per conto proprio, quali? Qualsiasi manifestazione può organizzare. Se poi gli appartenenti agli altri enti ritengono di far partecipare i loro tesserati a queste manifestazioni, ben lieti di accoglierli. Se non lo credono, significa che le faremo da soli, come si fanno in certe zone, ecco, dove l'UDACE è presente in modo massiccio, in certe regioni, in certe province. L'AXI è il nostro riferimento, ma l'UDACE c'è, e ci sarà, perché non può un'associazione essere abolita da intenzioni di soggetti
che non hanno nessun potere, perché non c'è nessun potere che può abolire un'associazione. Quindi vuol dire che i comitati provinciali possono organizzare le manifestazioni anche audace? Certamente sì, possono farlo senza problemi, volendo lo possono fare. Chiedono il supporto all'ACSI e lo fanno, se fosse necessario, ma di solito è il contrario, siamo noi che diamo il supporto, come prevede tra l'altro la convenzione, no, all'ACSI, perché tutti i nostri tecnici, i nostri dirigenti supportano appunto l'opera dell'ACSI, ciclismo, settore ciclismo. Anzitutto, questa edizione dei campionati italiani di cicloturismo passerà alla storia per le pessime condizioni atmosferiche. Tanta pioggia e freddo, come se si trattasse del mese di febbraio, hanno creato non poche difficoltà agli organizzatori del gruppo sportivo Scavolini, costretti, loro malgrado, a subire le intemperie. Anche se domenica mattina alle 6.30, alla partenza dei primi gruppi, il cielo ancora non aveva aperto le saracinesche, tanto da invogliare i più arditi ad inforcare la bicicletta. Alla fine almeno un terzo dei 1.500 iscritti hanno effettuato lo stesso i tre percorsi, rispettivamente di 31, 52 e 85 km. Purtroppo la situazione è cambiata intorno alle 7.30, ma nonostante la pioggia anche altri hanno deciso lo stesso di uscire dagli alberghi sfidando il maltempo. Poi nel corso della mattinata il tempo è andato man mano migliorando, tanto che è uscito fuori anche un bel sole. Una vera beffa, ma se non altro ha permesso di concludere la giornata nel modo migliore. Ma chi ha vinto? Dopo 10 anni dalla conquista del secondo scudetto tricolore, il gruppo sportivo Scavolini si è aggiudicato nuovamente il campionato italiano di cicloturismo, arrivato alla 57esima edizione. Per il gruppo sportivo Scavolini è il terzo titolo della sua lunga storia nell'Udace e adesso ACSI settore ciclismo. A premiare la società pesarese, il presidente nazionale Udace, Francesco Barberis, ospite della manifestazione, organizzata dallo stesso sodalizio presieduto da Giorgio Esposto. Per quanto riguarda l'esito del 29esimo campionato italiano giovanile, si è riconfermato il Ciclo Club Sandrà di Verona. Diverso invece il verdetto scaturito nel 17esimo campionato femminile, che ha visto per la prima volta in ex aequo due società. Infatti sono a pari merito il Ciclo Club Sandrà di Verona e le Pantere Rosa di Pesaro. Per quanto riguarda il primo trofeo internazionale di cicloturismo, ha vinto il Velo Club Cattolica. Inoltre il Consiglio Nazionale Audace ha deliberato di assegnare per il prossimo anno i campionati alla città di Misano Adriatico. Dunque si torna in Romagna. Classifiche: 57esimo campionato italiano cicloturismo assoluto. Primo, gruppo sportivo Scavolini Pesaro. Secondo, Oliviero Abbigliamento Misano. Terzo, Ciclo Club Sandrà Verona. Quarto, Ciclistica Mulazzanese. Quinto, Valconca Ottica Biondi Morciano. 17esimo campionato italiano femminile. Primo, Ciclo Club Sandrà Verona e Pantere Rosa by Villa Fastigi Pesaro. Terzo, Velo Club Cerea. Quarto, gruppo sportivo Valgarata. Quinto, Cicli Asparetto. 29esimo campionato italiano giovanile. Primo, Ciclo Club Sandrà Verona. Secondo, Ciclistica Mulazzanese. Terzo, New Dorico. Primo trofeo internazionale cicloturismo, primo Velo Club Cattolica, secondo Febal Pozzo, terzo DLF Vicenza. Andiamo a intervistare adesso un ciclista che è appena arrivato dal percorso presumo lungo, Luciano Braconi di Alessandria. Allora, com'è andata questa pedalata? Bene, purtroppo il tempo era quello che era, ci siamo presi un po' di acqua. Ma problemi più che altro in discesa, faceva un pochino freddo, ma comunque va bene così. Quanti eravate questa mattina? Non lo so, non ho idea. Perché... è stata un'avventura? Sì, ma sì, insomma è stata una bella passeggiata, posti molto belli, non c'ero mai stato in questa zona. Se c'era il sole, diciamo che quelle colline mi sarebbero state... più belle, insomma, per me. Comunque è stata pedalata, è andata, il sole è arrivato adesso, almeno all'arrivo insomma un raggio di sole fa bene. Sì, adesso ci facciamo una bella doccia, siamo come prima. Andiamo a concludere il nostro servizio speciale da Pesaro con il presidente del gruppo sportivo Scavolini, Giorgio Esposto, che ha organizzato naturalmente
la manifestazione, purtroppo, come abbiamo già detto più volte, è davvero sfortunata, perché il maltempo è stato purtroppo inclemente, insomma. Allora, un bilancio. Il bilancio, come iscrizioni, non ci possiamo lamentare, soltanto che abbiamo trovato 2 giorni proprio, io penso, al limite dell'impraticabilità, perché è stato oggi, poi è stata una cosa incredibile. Ieri non abbiamo potuto fare la premiazione che ha piovuto. Oggi qui sono partiti un po' al mattino perché non pioveva molto, ma è così. Dopo è venuto giù il diluvio, ci siamo trovati in un mare di guai, ci siamo trovati. Avevamo messo più di 50 persone lungo il percorso per mantenere bene le direzioni ai nostri iscritti, con le frecce e tutto. Abbiamo impiegato più di 100 persone nel servizio, anche qui al ristoro, ai punti di ristoro, i controlli. Avevamo 4-5 persone per ogni punto, ma purtroppo peggio di così non poteva andare. Io speriamo che insomma siano rimasti contenti uguali i nostri ospiti iscritti in futuro, di trovare una giornata migliore, insomma. Cosa devo dire, proprio peggio di così non poteva andare, insomma.